Siamo al Vinitaly, un mito per gli appassionati di vino, e qui abbiamo per gli appassionati di vino e di ciclismo un mito in carne e ossa, Moser. Salve, e siamo a questo Vinitaly, ormai il di più è fatto, dopo domani finirà e comunque c'è sempre un grande afflusso a questa fiera perché è la più conosciuta forse in Europa. È una fiera di grandissimo rilievo, come di grandissimo rilievo sono state le imprese storiche a livello ciclistico di Moser, e come di rilievo grandissimo sono le montagne che ci guardano dietro in questo quadro. Vorrei adesso che ci, un attimo ce le illustrasse. Qui è la Val di Cembra, dove sono nato io, dove ho fatto le prime pedalate, perché Palù di Giovo, quando correvo io, la mattina si partiva, si poteva andare solo in discesa perché in su la strada non c'era, e allora la prima cosa che si faceva era la discesa. Poi chiaramente arrivavi giù nella Val dell'Adige, avevamo molti percorsi, e qui ci sono tutti i vigneti sui terrazzamenti, la montagna che c'è sullo sfondo è la Paganella, dove andiamo sempre a sciare. In questa zona si produceva una volta un solo vitigno, c'era la Schiava, adesso di questa Schiava è rimasto forse il 5%, e invece ci sono Chardonnay, Müller Thurgau, un po' di Pinot Nero e tanto Müller Thurgau, perché da qui alla metà in su è oltre 500 metri di quota, e il Müller ha le sue migliori risultati dove è prodotto in quota, dove c'è una grande escursione termica, e il Müller della Val di Cembra è un vino DOC, insomma, che è molto conosciuto. Sono tutti vitigni tipici dei climi freschi, e nei climi freschi si dice che venga bene anche il metodo classico. Cosa dice Moser? Sì, beh, con lo Chardonnay noi abbiamo vigneti qui nella Val di Cembra e poi al Maso, che è vicino a Trento, e facciamo un miscuglio delle uve proprio per ottenere il miglior risultato, con vini prodotti a 500-600 metri e gli altri prodotti a 200-300 metri. Un nome particolarissimo, un nome, quando l'ho letto sulla bottiglia ho avuto un brivido. Beh, non è un nome, è un numero, perché tanti credono che sia la data di nascita, invece chi segue il ciclismo lo sa, è il record dell'ora, perché è stato dall'84 che abbiamo cominciato a produrre il Trento DOC, e gli abbiamo messo questo numero che era la media del record dell'ora, 51-151 metri. Sì, questo 51-151 per chi ha un minimo di passione sportiva è veramente un mito, è rimasto scolpito nella memoria, come rimangono facilmente scolpiti nella memoria anche i ricordi gustolfattivi dei vini di Moser, con contraddistinti da grandissima freschezza, da grandissima eleganza. Lui ha citato più volte il Müller Thurgau, è un po' l'esempio classico di queste caratteristiche che vengono distillate dalle condizioni pedoclimatiche e ovviamente dal grande lavoro che viene fatto sia in cantina che precedentemente in vigna. Sì, noi in Val di Cembra è da centinaia d'anni che si producono le vigne, perché la Valle di Cembra arriva direttamente l'aria dal lago di Garda, e anche quando il clima era più freddo lì la vigna resisteva anche l'inverno a queste quote alte, proprio per quello, perché anche la neve quando nevica va via subito, perché c'è l'influenza di questo, dell'aria dell'ora del Garda sarebbe, e lì c'è sempre stato l'uva per quello. Come ho detto, sono state cambiate le qualità delle uve, perché quando ero piccolo c'era solo questa uva Schiava che veniva prodotto nel lago di Caldaro, e che lì era zona DOC lago di Caldaro una volta. Poi è stato cambiato quasi tutto con i vitigni di montagna, e si producono soprattutto vini bianchi e spumanti di conseguenza. Molto bene, noi ringraziamo il mito che abbiamo avuto l'onore di intervistare, e ci vediamo la prossima volta.